questa legge qua, mi sembra una porcata, glielo dico francamente. Ho sentito bene? È una porcata. La scritta lei è una porcata. Sì, sì. Beh, quando uno fa una porcata e non se ne rende conto, è un altro tipo di riscontri. Quando uno lo fa volutamente per mettere in difficoltà una destra e una sinistra, che devono fare i conti, non rispetto alla loro gestione del potere, ma rispetto al popolo, che è quello che vota. E stavolta i conti se lo dovrà fare. Tutto inizia da qui, era il 2006, quando lo stesso padre del Porcellum la definisce una porcata. Oggi si è celebrata ufficialmente il No Porcellum Day, iniziativa a sostegno del vicepresidente della Camera PD Roberto Giachetti, arrivato al terzo sciopero della fame e al 25esimo giorno di digiuno per richiamare le forze politiche ad una legge che doveva essere modificata da tempo. A parole tutti d'accordo, ma poi nei fatti le larghe intese saltano. Questo dibattito non si può tradurre in atti, tra virgolette, eversivi, quali sono quelli configurati dalla mozione Giachetti. E persino tra i suoi colleghi di partito Giachetti trova gli avversari. Io credo che la mozione Giachetti sia stata presentata in maniera assolutamente intempestiva. Non solo, persino l'intransigenza dei 5 Stelle naufraga di fronte alla legge elettorale. Siamo ad agosto ed Enrico Letta annuncia un impegno e una scadenza. Cambiare una legge elettorale che così com'è non funziona, una legge elettorale che consenta quella nuova che a ottobre, io penso, la Camera dovrà approvare. Ecco perché il No Porcellum Day si celebra il 31 ottobre, ultimo giorno di un mese in cui invece nulla è accaduto, nonostante una mozione presentata dallo stesso Giachetti e non votata dagli esponenti del suo partito. A Roma si offre porchetta calda, si ammazza il Porcellum, almeno metaforicamente. A dare sostegno passano Gentiloni, Parisi, Andrea Romano di Scelta Civica, Gianni Alemanno, che si dice pentito di aver votato la legge, e Giorgia Meloni per una mobilitazione che anche attraverso i social network è massiccia. Sostegno all'iniziativa di Giachetti anche da oltre 70 sindaci. Nel frattempo, fino ad oggi, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, tante proposte e molti moniti. Guarda qua, cinghialum con premio di maggiorata. Ma che è? Con premio di maggiorata? Ma che hanno fatto? Scambio voto di fiducia con la lambretta anche usata. Ma che è? Ma che schifo è? Ma che è questa cosa qua? Ma che hanno fatto? Che hanno scritto? Vuoi perdere peso? Mangia meno. Ma vaffanculo! Ma che? Sono le proposte di legge elettorale, signor Presidente. Quanti anni sono che chiede a questi scornacchiati di fare una legge elettorale? Ma io i moniti, che li faccia fare? Quanti moniti ho fatto sulla legge elettorale? 46. Buono, 46 sono buoni. Compresi anche quelli fuori casa? No, ma... No, perché potrei diventare capo cannoniere dei moniti.